Buongiorno a tutti. Oggi è un po' presto e infatti non so se arriverete perché magari state facendo la vostra colazione. Io oggi ho un altro disturbatore perché c'è Lilo qua sotto che mi miagola tutto. Se sentite miagolare è lei. Ah, carina. Qualcuno arriva. Vieni qua che ti faccio vieni che ti presento. Vi ricordate il gatto quello che non si muoveva? Ecco, lei non è così. Vieni qua. Dai, un attimo. No, scordatevelo. Ha proprio detto, guarda, ci vai te lì. Ciao Sara. Qualcuno arriva. Vabbè, io intanto mi bevo un po' di caffè. Ciao Maria. Allora, oggi andiamo sull'altra colazione di fortuna. Non nel senso che è velocissima, ma nel senso che è una colazione che potete lasciare. Dai, lasciami stare. Che potete lasciare pronta in freezer e quando vi serve, ciao Silvia, ciao Rosanna, vieni un po' qua, fatti conoscere. Eccola qua. Adesso comincerà a nuotare. Questa è Lilo. Ciao, sono Lilo. Sono una gattaccia. Adesso la lasciamo andare prima che cominci a nuotare nell'aria. E noi facciamo colazione. Così adesso l'ho presa, se ne va, come dire, non ti azzardare mai più. Allora, ma che meraviglia, lo so, Maria, lo so, sono i miei gatti. Allora, come vi dicevo, si tratta di una colazione che potete comodamente tenere pronta. Aspettate che sto litigando. Perché bisogna lavorare di fino, ecco. Per rispondere a Eralda, che voleva sapere cosa voleva dire cucchiai scritto sulla mia agenda. Ed era curiosa di sapere che colazione fosse. Eralda, sono cucchiai di yogurt greco mescolato con cocco rapé, al cui interno io ho posizionato una punta di quel prodotto che vi avevo fatto vedere qualche colazione fa. Vedete? C'è il cuore sugoso. Ho messo anche un po' di burro d'arachidi sopra. Il burro d'arachidi è la cosa che ci sta meglio perché lo yogurt è dolce, il cocco rapé è dolce, la cremina all'interno con la specie di composta è dolce, sì, ciao, il burro d'arachidi stempera. Banalmente io ho fatto questo composto con lo yogurt e il cocco. Ciao Valeria, ciao Nuccia. L'ho messo su un cucchiaio per dargli una forma, avete visto, a ovetto. Poi ho spostato un po' la soglia e ci ho messo questo pezzettino di... è una specie di composta che avevo surgelato, congelato, non surgelato. Poi ho richiuso e li ho messi nel freezer così. Intanto questo mi ha permesso di farli domenica e li mangio oggi. Ieri sera sono uscita un pochino, mi sono rilassata un pochino, quindi non è che ho pensato alla colazione. Quelli lì stanno in freezer, quando voi siete prese male, per tirarli fuori, li ho scalfiti dal cucchiaio con un cucchiaino, fanno tum, e poi li ho messi 20-30 secondi in microonde con la funzione però decongelamento, se no ciao. No, sapete che non sono per niente male. Magari un po' estivi. Ma sentite, quando mi viene in mente di fare una cosa, la faccio. Che meraviglia, è molto comodo averlo già pronto. Ti salva quando sei di corsa, farò sicuramente Sara. Sì, ma sì. Ma sì. Infatti, adesso poi farò... Quanti ne mangi? Ne ho fatti tre, Silvia. Quindi, aspetta, mi sono presa appunti domenica perché sapevo che non mi sarei ricordata una cippa lippa. Allora, sì, stai brava. Ci ho messo 30 grammi ognuno, 30 grammi di yogurt greco e cocco fino a che non si addensa, cioè fino a che non diventa una roba a metà, ma non è metà e metà. E poi sarà 3-4 grammi di questa specie di composta, quindi dentro alla fine mangio 90-100 grammi di yogurt greco, mangerò
ho 30 grammi di cocco e poi un pochino di questa composta e sopra c'è un cucchiaino di burro d'arachidi promosso. Però voglio riusare la farina di castagne perché mi piace molto, devo dirvi che non perché ce l'ho aperta, perché mi piace molto. Aspettatevi che tornerà anche la farina di ceci, perché il mio microonde, ringrazio, non ha mai lavorato con me da quando è entrata Chiara nella nostra vita. Nuccia, che lo teniamo a fare? È un prendipolvere? È un poggia centrini? Facciamolo lavorare. Oh, attenzione, domani pomeriggio c'è la polenterrona, non ve la dimenticate, parleremo dei imprevisti. Vedrete che può essere utile a molti di voi, a tutti voi. Ciao Patrizia. Ok, sono quasi le 7:30. Io alle 8 devo essere in studio stamattina, scongelata e basta, scongelava e basta. Quindi adesso mi fiondo l'ultimo, non so come li chiamiamo, cucchiai, i cucchiai della salvezza, e mangio l'ultimo e schizzo in studio. Sennò Valeria mi picchia. Non mi va di essere picchiata, sembra cattiva. I cucni, è vero, potrebbe essere i cucni, ma chi non ha visto La Bella Addormentata nel bosco non si ricorda cos'è un cucno. Queste citazioni che vanno al vento. Ci stava comunque. Io all'interno ho messo quella specie di composta all'arancia. Voi chiaramente mettete un po' quello che vi pare. Potreste anche mettere del burro d'arachidi, eh? Anzi, non lo fate, così lo faccio io un'altra mattina e facciamo un'altra colazione. Siamo arrivati al numero 25, siamo quasi a un mese, lo so che non è vero, però mi sento vicina al mese, mi sento troppo potente, ve lo dico, così lo sapete. Perché in tutto questo penso che non ci sia praticamente nessuna colazione che metto nei piani, quindi tutte nuove. Chissà quanto andiamo avanti, si accettano scommesse. Ho perso il gatto. Non ha mangiato stamattina, ma agitiamoci. Non ha mangiato. Starà bene? Vabbè, che dite? Ce l'andiamo? Sì, vado perché sennò poi vengo picchiata male. Buona giornata. Ci vediamo domani. Ricordatevi la polenterrona domani pomeriggio. Ciao ciao. Non si è stupato.